Sorgerà alle porte di Bergamo, nel parco scientifico del chilometro zero, un nuovo centro di ricerca del gruppo Italcementi, progettato dall'architetto americano Richard Meyer. Ce ne parla Sabrina Manfroi. Tra le tante risposte possibili alla crisi economica, questa è forse la più incisiva. Un nuovo centro di ricerca italiana, 50 milioni investiti, 130 persone al lavoro. L'edificio più sostenibile d'Italia, quello di ILAB, al chilometro rosso di Stezzano, in provincia di Bergamo, è un concentrato di tecnologia. Progettato dall'architetto americano Richard Meyer, realizzato con i materiali frutto della ricerca del gruppo Italcementi, ha come obiettivo creare innovazione nell'edilizia. Grande priorità la sostenibilità, l'utilizzo di risorse rinnovabili, quindi prodotti anche a basso contenuto di energia. 23.000 metri quadrati, centinaia di pannelli fotovoltaici a catturare energia, cemento trasparente e antismog, consente un risparmio fino al 60%. C'è chi è capace di farlo in Italia, di guardare avanti e che ha la visione esatta di com'è la competizione internazionale. La competizione internazionale si gioca su prodotti e tecnologie innovativi. Negli ultimi 10 anni sono stati depositati già 60 brevetti.